La pulizia delle orecchie. Devo pulire le orecchie al cane e al gatto? La risposta è sì. È una buona abitudine che ogni padrone deve assolutamente mantenere. Ciao, sono Cristina, direttore editoriale di Zampotta, la rivista di riferimento per gli operatori del settore pet. E oggi voglio parlarti dell'importanza della pulizia delle orecchie nei nostri piccoli amici. Le orecchie del cane e del gatto hanno bisogno di cure e attenzioni particolari, per evitare di avere problemi fastidiosi e dolorosi come le otiti, ad esempio. Non è quindi solo una questione di igiene, ma anche una forma di prevenzione molto efficace. Chiedi al tuo veterinario, saprà sicuramente consigliarti al meglio. Sarà lui quindi a iniziare i trattamenti adeguati che poi potrai continuare a casa. Bastano alcuni semplici accorgimenti e i prodotti giusti per procedere all'operazione con delicatezza e attenzione. La pulizia risulta essere particolarmente importante per alcune razze, ad esempio quelle che hanno le orecchie pendule, come i Cocker Spaniel, i Basset Hound, oppure quelle con molti peli all'interno del padiglione uditivo, ad esempio il barboncino, oppure i cani da caccia, come il bracco, o le razze che presentano una conformazione del condotto uditivo particolarmente stretta, tipo i bulldog inglesi, i bulldog francesi, gli sharpei, o ancora le razze che sono predisposte a problemi della cute come il pastore tedesco. Quindi il primo consiglio che ti voglio dare è di cominciare fin da quando è cucciolo. Se il tuo cane fa parte delle razze predisposte di cui ti ho accennato prima, meglio poi un controllo ogni 10 giorni. Così potrai ridurre il rischio che sviluppi patologie auricolari. Sarà più facile per te accorgerti di eventuali problemi come il cattivo odore o la fuoriuscita di materiale scuro dalle orecchie. In questi casi, però, ricordati di andare a parlarne subito con il tuo veterinario di fiducia. Il secondo consiglio è quello di non usare mai cotton fioc. Per la particolare forma del suo canale auricolare, i rischi di provocare traumi all'orecchio del cane sono veramente molto alti. Il terzo consiglio, invece, è quello di fare questa operazione cercando un luogo tranquillo e prendendoti tutto il tempo necessario. Cerca quindi di affinare la tua manualità in modo progressivo e senza alcuna fretta, così riuscirai a evitare che diventi un momento stressante per lui, ma anche per te. Il quarto consiglio è quello di rendere l'operazione meno complicata possibile, cercando di premiarlo con un bocconcino e ovviamente con qualche coccola. È il modo sicuramente migliore per abituarlo. Eseguire in modo corretto la pulizia auricolare è fondamentale ed è altrettanto importante scegliere il prodotto giusto. Con le soluzioni detergenti che ora andrò a presentarti sarà sicuramente più facile. Il produttore di questa linea è ICF, un'azienda italiana presente da oltre 30 anni sul mercato dei prodotti veterinari di provata efficacia. Iniziamo con una pulizia di routine con Clorexiderm Oto, molto efficace per prevenire l'accumulo di cerume. L'applicazione di questo prodotto è veramente molto semplice. È sufficiente versare alcune gocce nel condotto auricolare del cane, massaggiargli molto bene la base dell'orecchio per qualche minuto e infine asciugare l'eccesso del prodotto mediante garza o un piccolo panno pulito. Se la semplice pulizia non basta più perché vedi un accumulo di cerume, ti consiglio allora di usare Oto Act, che è in grado di scioglierlo in modo molto efficace, ma non temere, è molto delicato sulla pelle del condotto uditivo. Il procedimento di utilizzo è lo stesso di quello che ti ho spiegato prima. Mi raccomando, ricorda che l'otite va sempre trattata dal veterinario, ma tu puoi fare qualcosa per prevenire la recidiva. Il veterinario potrà infatti consigliarti otodine e un po' di pazienza. Versa il prodotto nel condotto uditivo del padiglione auricolare interno, massaggia per almeno un minuto la base dell'orecchio e poi tampona per asportare con un batuffolo di cotone il materiale che fuoriesce. Ripeti questa operazione fino a quando il cotone non ti resterà in mano completamente pulito. E anche per oggi è tutto, con questi pochi consigli spero di esserti stata utile. Il tema merita sicuramente un approfondimento, quindi se vuoi avere informazioni in più sui prodotti citati o farmi altre domande sui prodotti legati al mondo dei pet, scrivimi andando sul sito www.domandeazampotta.it. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti subito al mio canale YouTube cliccando qua sotto. Riceverai quindi aggiornamenti in tempo reale sull'uscita dei miei prossimi video. E mi raccomando, che sia cucciolo o adulto, ricorda che è sempre molto importante la pulizia auricolare.
Ciao!